Vi capita di arrivare a sera e non avere idea di cosa cucinare? Scopriamo insieme una ricetta facile e gustosa da condividere con i vostri familiari. Vi presento la mia pianina. Gli ingredienti ci servirà 500 g di farina 0 o 00, 120 g di strutto, in alternativa possiamo usare un olio extravergine di oliva, ma ne mettiamo solo 100 g, 12 g di sale e un cucchiaino raso di bicarbonato. Infine 190 ml di acqua. Come prima operazione prendiamo lo strutto e lo versiamo nella farina. Lo ricopriamo e pian pianino andiamo a massaggiarlo. Quando avremo unito lo strutto e la farina, inseriamo il bicarbonato. Rimescolata. Infine il sale e poi possiamo andare ad idratarla con l'acqua. Versiamo l'acqua, uniamo tutti gli ingredienti con un po' di pazienza, ci assicuriamo di raccogliere tutta la farina del nostro contenitore. Io ho usato un'acqua leggermente tiepida e così mi aiuterà con la consistenza finale dell'impasto, anche perché, come avete visto, è un impasto molto poco idratato, come è giusto che sia per una pianina. Raccolta la farina del contenitore, ci spostiamo sul nostro piano di lavoro e cominciamo ad impastare. Ecco qua, quando avremmo raggiunto una compattezza adeguata, non preoccupatevi se non è bello liscio, noi tra 5 minuti andremo a rimpastare finché non raggiungiamo una superficie abbastanza liscia e omogenea. Ecco, io l'ho fatto rilassare giusto per 5 minuti, adesso gli do giusto un'impastata velocissima per renderlo il più possibile liscio e omogeneo. Guardate, va benissimo così. Ed ora vado ad avvolgerlo in una pellicola. Ecco qua, dove lo lascerò riposare per mezz'ora. E trascorsa finalmente la nostra mezz'ora, e prendiamo l'impasto e creiamo un salsicciotto. Allora, con questa quantità verranno all'incirca 6 piadine da 130-140 grammi. Prendiamo i nostri e creiamo delle palline. Completata questa operazione, prendiamo un sacchetto gelo e andiamo ad inserirle all'interno.
e adesso possiamo farle riposare per un'ulteriore mezz'ora prima di stenderle con il mattarello. Io sinceramente preferisco aspettare 3 ore in modo che l'impasto diventi più estensibile e la cottura ultimata sarà anche molto più scioglievole e friabile. Trascorse le 3 ore, prendiamo il nostro pallino, spolveriamo il piano di lavoro con un po' di farina, anche un pochino sopra il nostro panetto, e con le mani andiamo a dargli una forma più rotonda possibile. Mattarello, ci aiutiamo. Per me ci siamo, a livello di spessore, guardate la sfoglia, eccoci. Padella, la lasciamo scaldare un attimino e poi inseriamo la nostra piadina. Adesso è importante girare di tanto in tanto la piadina, guardate. Adesso si creeranno delle bolle. Andiamo a forarla con la forchetta. Diamo un'altra girata. Attenzione a non scottarvi. Diamo un'occhiata sotto. Giriamo, guardate che meraviglia, com'è sfogliata, colorata al punto giusto. Adesso andiamo a trasferirla sul nostro tagliere. Stracchino, chiudiamo e gli do ancora qualche minuto in padella in modo che rendiamo lo stracchino leggermente più filante. Prosciutto crudo, che tanto ci piace, rucola e giusto un filo d'olio. Io ne mangio un pezzo come al solito perché spaziale, ragazzi. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete. Aspetto le vostre reazioni anche nelle storie di Instagram. Mi raccomando, taggatemi e condividete. Ciao, aiuto!